sono arrivato, ancora non vedo niente, vedo qualche macchina, la cosa mi preoccupa, però non si muove un filo, non c'è un filo di vento. Guardate le piante, ferme, immobili. Il rumore del mare è a orecchio, è giusto, anzi, forse ancora molto forte. Allora, il mare è ancora molto forte, Jonathan è sbarcato, quindi ci sta raggiungendo. Io però ho trovato un angolino, si vede, dove ho messo all'opera, non vedevo l'ora d'altronde, dove ho innescato un'anguilletta viva sulla Impera B. L'ho messa con un bel cono da 175 grammi e adesso, insomma, spero che nel caso la spigola aspetti Jonathan che arrivi, se no mi tocca filmarla con la mia GoPro da solo. Allora, avevo detto che l'avrei preso una volta che sarebbe arrivato Jonathan, ma dico, praticamente una puntualità del genere non me la sarei mai aspettata, proprio appena presa sull'anguilla. Guardate l'anguilla, è ancora viva, mezza dentro, mezza fuori. Bellissima, bellissima. Ragazzi, non poteva iniziare nel modo migliore questo video. Bellissima. Adesso, con l'ausilio delle immagini del drone, vi spiego esattamente come è fatto il settore che ho scelto per venire a fare questo servizio con queste condizioni del mare. In queste condizioni di mare molto mosso, ovviamente, bisogna cercare quei punti dove l'acqua è più profonda. È chiaro che, non avendo il drone, uno deve raffinare il proprio occhio, però se vediamo la mia postazione, alla mia sinistra e alla mia destra ci sono due punte, due grandi banchi di sabbia, e si intravede al centro dello schermo, proprio come se ci fosse un'autostrada, un ingresso. Questa è tutta una parte, è la prima parte che è la parte positiva di quando uno va a beccare la scaduta di maestrale, in questo caso, comunque il mare in scaduta in generale. Ovviamente poi, quando la scaduta sarà molto, ma molto più avanzata, avremo la parte centrale totalmente piatta e le onde residue ai lati, quindi è sempre preferibile. Infatti, io ho messo una canna sulla punta, due canne nel canale e un'altra canna sulla punta di destra. La comodità del drone l'abbiamo utilizzata anche per vedere che, insomma, c'è un bel gruppo di alghe che
che è in arrivo e penso che ci darà fastidio durante tutta la pescata, però ci sta nei giochi. E la canna che avevo appena lanciato in ground, infatti, in preda alle alghe, l'ho recuperata con tutta l'esca danneggiata, quindi adesso faccio una sostituzione, metto un'esca, due esche più dure, la mia immancabile seppia, la seppia la passo, in questo momento sto utilizzando gli Shinken Iseama del numero 2, questo diciamo che è una dimensione abbastanza generosa, però è mirata a quello che può essere un bel sarago, un'orata. Non faccio altro che passare la strisciolina sull'amo e poi, per dargli stabilità nel lancio, perché poi questa la lancerò in ground con 175 grammi, ci passo il filo elastico solo nella parte alta. Gli faccio, ecco qua, gli faccio una strozzatura in modo che non scenda l'innesco sull'amo. Anche il bracciolo è molto generoso, è uno 0,33 fluorocarbon, eccolo qui, il saltwater. Mentre nell'altro amo ci metterò un BB. Non c'è nessun lavoro da fare sul BB se non quello di inserirlo, anche questo, su un ago. Vedete com'è irregolare il BB? Qua adesso è un po' più gonfio qui. Quando mi succede così, io gli faccio uscire un po' di liquidino, anche se è quello che poi richiama il pesce, sono d'accordo, però ecco fatto. In modo che sia uguale e non mi crei chissà quale gioco particolare quando l'amo lavora in mezzo alla turbolenza. Quindi un BB che ha un diametro costante, o il più costante possibile. Il trave che sto utilizzando è un trave pesante, dello 0,70, è lungo 1,60 m e può tenere al massimo 3 braccioli da 45 cm. Io in questo caso ne sto usando solo due perché so già che l'eventuale amo che potrei mettere qui attaccato al piombo, avendo tra l'altro poi una piramide, con queste condizioni del mare o ci metto un bracciolo del 100 se no mi si aggroviglia, quindi preferisco avere due esche che lavorano bene piuttosto che averne tre di cui una mi crea scompiglio. Tra le mani ho la Supernova, che assieme alla Impera B costituisce due tra le varie novità delle canne trabuco 2018, nello specifico queste dedicate all'utilizzo della treccia come filo in bobina. Canne che hanno la particolarità di avere un'anellatura con profilo K, stiamo parlando di anelli Sea Guide in SIC. La cima ha un anello in più, ne ha 7 anziché 6 come le altre canne. Perché un anello in più? Perché il profilo a K più l'anello speciale più l'anello in più elimina quelli che sono i problemi che potrebbero incorrere utilizzando la treccia, ovvero i fiocchi o imprevisti indesiderati. La cima, inoltre, possiamo vedere, ha arrotolato un catarifrangente che di notte è luminescente, di notte, come poi vedremo, fa vedere la piega della canna in maniera perfetta, anche da distanza. Sulla Supernova un'altra novità, il Lancer XTR Surf, un mulinello pensato proprio per l'utilizzo anche del filo trecciato, nel senso che in dotazione ha sia le bobine normali
dove ci potremo mettere il nylon, sia le bobine nere, black, le black PE si chiamano, dove potremmo metterci il filo trecciato. L'unica differenza tra le due bobine è che la bobina black ha il fondo liscio più un particolare foro all'interno, adesso non lo possiamo vedere perché c'è il filo sopra, dove noi possiamo mettere l'inizio dell'imbobinatura in modo che non ci sia nessun nodo che poi disturba le spire che ci stanno sopra. È prodotto in due versioni, la 6500 come taglia 6500 e 8000, ha 6 cuscinetti più uno, adesso vediamo anche quello del guida a filo, eccolo qua, schermato. L'imbobinamento del mulinello è a spire incrociate e poi come sempre ha l'archetto che si chiude solo e esclusivamente manualmente. Quindi evitiamo il problema della chiusura accidentale dell'archetto. La frizione in testa è instant drag, quindi un giro e il filo è perfettamente bloccato, comodissimo. Fotografia con un lancio, quindi io sono lontano dalla telecamera e c'è una canna andata in terra, vediamo se fosse grazie a un pesce o cosa. Il pesce dietro le aghe, eh? Stiamo filmando nel cellulare, eh! Porca miseria! Ecco che l'ho detto, come mai era in terra la canna! Mi ha buttato giù la canna! Vabbè! Ragazzi! Guardate l'innesco! È già un po' che è lì, eh! Guarda l'innesco! Un asso! Ecco qua! Passiamo a riprese più serie! Questa è sempre la spigola che ci ha buttato giù la canna poco fa e che è stata ripresa, meno male che Johnny aveva anche il cellulare. Guardate cosa ha mangiato. Vi ricordate l'innesco che ho spiegato prima della seppia? Guardate, è esattamente questo. Era mirato ai saraghi, però se ci si attacca una spigola del genere, ben venga. Qui vediamo il nuovo multifibre, quello che abbiamo appena messo nel Lancer XTR Surf, il Neo X8 Nage, il Japan Style, che adesso sta andando parecchio di moda, soprattutto anche tra gli agonisti. La particolarità di questa treccia è che ogni 25 metri cambia colore, quindi avremo una facilità nell'individuare la fascia di pesca proprio basandoci sul colore sul quale che troviamo nel mulinello una volta che il piombo è atterrato in acqua, e si presenta sul mercato dallo 0,08 sino ad arrivare allo 0,16. Ulteriore caratteristica di questo filo, di questa treccia, è il trattamento PDMS, proprio una specie di rivestimento intorno al filo che, oltre alla rigidità, ne cura anche la resistenza all'abrasione. È un comportamento, soprattutto in fase di fuoriuscita, che evita ulteriormente, riduce ulteriormente il rischio dei fiocchi. Nel frattempo che il picco di alta marea è passato, quindi adesso abbiamo un banco di alghe che sta incominciando a romperci le scatole, a complicare l'azione di pesca, però vi ricordo che siamo a gennaio, anzi ai primi di febbraio,
condizioni, maglietta, maniche corte, mare in scaduta, condizioni perfette. Adesso faremo qualche variazione perché comunque passato il picco di alta marea in una pesca diurna è sempre, cioè la pesca diurna in questi casi la preda prevalente è la spigola, nient'altro. Per fare qualche pesce diverso bisognerà aspettare la sera. Ecco qua, le alghe che vi dicevo sono in azione, complicano il recupero, però tanto noi abbiamo dei mulinelli con, in questo caso ho uno 0,28 in bobina, quindi tira su le alghe e anche tutto quello che c'è appresso. Tra le mani ho l'hydrogen, oppure anche se la chiamate in italiano hydrogen o in inglese hydrogen è la stessa cosa, ve la fanno vedere lo stesso. È un unico modello, lunga 4,20 m, la potenza è 250 grammi, ha una cima ibrida, quindi parliamo di cimino pieno in carbonio. Guardate la sensibilità della cima, proprio piacevole, è una canna da pesca, proprio con la C maiuscola. Questa canna ha diverse particolarità, un attimo che, ecco qua, adesso il nostro trave è uscito dall'acqua, le nostre striscioline di seppia malefiche sono ritornate alla base. Dai, continuo a spiegarvi questa canna, veramente, veramente bella. Ha una novità su tutte che a me piace parecchio. La state vedendo adesso qua nell'innesto. Vedete queste spire incrociate? Sono fibre di carbonio intrecciate a 45 gradi tra loro. Che cosa hanno? La funzione si chiama twist free, impediscono durante la fase di lancio, impediscono la torsione della canna. Se si impedisce la torsione della canna, questa lavora come un coltello, nel senso che una canna che lavora solo in due direzioni si può sfruttare molto di più. Da una parte ci sarà l'anellatura. In fase di lancio è impressionante, io questa qua l'ho testata anche in ground, ha una regge, una botta notevole e stiamo parlando di una canna da pesca, veramente una bella canna, la Hydrogen Sky Racer. La Hydrogen ha gli anelli Fuji, Fuji K, in alcunite, ecco qua il profilo K, cima ibrida, molto sensibile, anche questa è dotata di questo intreccio di catarifrangente luminescente che di notte consente di vedere la cima molto comodamente, una gran bella canna da pesca. Prima di recuperare l'Olimpea voglio spiegarvi un pochettino una cosa piccolissima. Quando c'è il mare molto mosso, quindi siamo costretti a usare la piramide, i coni, le palle, io personalmente non le uso, però preferisco le piramidi. Il problema è sempre uno, cioè si insabbia il piombo. Quindi io periodicamente quando passo sotto le canne cosa faccio? Recupero, proprio sposto il filo, faccio qualche giro in mulinello e guardando la cima della canna, guardate adesso la cima della canna, piano piano, ecco qua, visto? Ha fatto il saltino indietro, ho spostato il piombo e sono sicuro che non si sta insabbiando lasciandoci a terra, a mare, tutta la montatura al seguito. Ora ho intenzione di cambiare innesco perché qua ho un'anguilla innescata e adesso voglio, che bisogna cambiare qualcosa ogni tanto, ci voglio innescare una seppia intera. Sì, ecco qua, l'anguilla è ancora vivissima, è innescata per la coda, quindi rimane vitale, a tal punto che se a un certo punto non dobbiamo più pescare eccetera, io la libero, sì, c'ha un buchetto nella coda però perfettamente viva, e mi piace come innesco perché comunque
consente all'anguilla di muoversi parecchio e di essere molto catturante. Ho detto che avrei innescato la seppia, quindi adesso lo faccio, ma ne approfitto per far vedere cosa utilizzo in questo caso. È il nuovo XTR Soft. Soft nel senso che è un filo molto morbido, però ha questa copertura, infatti è fluoro coated, ha una copertura che gli aumenta la resistenza all'abrasione. Io in questo caso lo utilizzo per sfruttare la sua resistenza all'abrasione e per contare sulla morbidezza, sulla sua morbidezza. Adesso vabbè, eseguo un nodo scorsoio a tre spire, visto che è uno 0,60, quindi basta e avanza. L'ammo è un Hisashi 10026 del 3.0. La seppia come la innesco? La seppia la innesco intera. Levo l'osso. E si può dire che la cuccio. Parto dal sedere, diciamo, non so, da qua. Poi lo faccio passare su un lato, sempre passandolo nelle parti dure, ok? Poi lo passo nell'altro lato, infine qua prendo la pancia della seppia e faccio uscire l'amo dal sifone. Perché tutto questo giro? Perché io adesso che tiro il filo, la seppia si cuce, l'amo rimane pescante e la seppia rimane naturale. Questi tentacoli li taglio solo perché potrebbero creare del groviglio nel bracciolo e disturbare. Io questa seppia la posso lanciare a tutta potenza che rimane così. Prima di lanciare questo boccone prelibato, un messaggino per chi come me a volte è pigro e non ha voglia di prepararsi gli ami. Qui la Trabucco non solo pensa agli ami legati per i garisti, ma anche per gli appassionati di questa pesca col mare mosso, col mare in scaduta. Qui per esempio ho un assortimento di ami più che resistenti, più che dimensionati a queste condizioni, con braccioli che vanno dallo 0,24, 0,26, insomma, mirati anche per questo tipo di pesca. Chi non ha il tempo, perché non è anche questione di voglia, uno può anche non avere il tempo, esiste una soluzione anche per questo. Ecco qua, la seppia adesso ha guadagnato il mare e ne approfitto per spiegarvi la Olympea RST Surf. Eccola qua. Questa canna è prodotta in un unico modello da 4,20 m. La potenza è 200 grammi. È dotata del sistema Twist Free, come tutte le nuove canne Trabucco 2018. Gli anelli sono Fuji K Alconite. È realizzata in carbonio CX2 Nanotech. Ed è dotata del joint system, vedete queste linee, facilita l'inserimento dei pezzi per il loro migliore allineamento, una comodità che non guasta. Beh, allora non garantisco niente, ma abbiamo una situazione in cui la corrente va verso destra e ho tutta l'esca verso sinistra. Non è molto normale, però con tutte queste alghe, anche la spigola di prima c'era un mucchio, però è pesante. C'era un mucchio di alghe, sembravano alghe quasi sino alla fine, poi si sono levate dietro, c'era quella bella spigola. Magari adesso tocca all'Olympea, visto che una l'abbiamo fatta con la Hydrogen, una l'abbiamo fatta con la Impera B. Attenzione!
Eccola. Era la spigola solo olimpea. Guardate cosa si è mangiato. La seppia intera. La testa. La testa è andata. Questa è un po' più piccolina delle altre due, però insomma direi che non possiamo lamentarci. Bella, belle spigole, cavolo. Baia delle mimose, quando azzecchi le condizioni è sempre generosa. Col battesimo dell'Olimpea adesso diciamo che possiamo ritenerci soddisfatti. La puntata è fatta, tre spigole sono tanta roba. Baia delle mimose finalmente ci ha premiato, perché finalmente l'abbiamo sfruttata con le sue condizioni perfette. E quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Ho scoperto dove sono i pescatori della macchina. Io li cercavo in spiaggia, ma in realtà guardate dove sono. E quindi chi dorme non piglia pesci, e non solo, ma perde anche il posto. Ciao.